partita di Coppa Italia, insomma, non so come la prendete, che cosa comporta in questo momento della stagione, se è un'occasione per magari aver giocato meno, se è una rottura di scatole, non so come l'hai interpretato. Non è assolutamente una rottura di scatole, è una partita che va interpretata come se fosse di campionato. All'opera scenderanno giocatori che finora sono stati utilizzati di meno, e quindi mi aspetto le risposte significative su quello che su come ci si allena durante la settimana. Siccome quelli che giocano di meno si allenano quanto quelli che giocano più frequenza, mi aspetto delle risposte positive. Una partita che va affrontata col piglio giusto e con la giusta serietà. Al di là del valore dell'avversario, che sicuramente è un valore importante. Senti Giovanni, quanto è importante magari ritornare anche in campo subito dopo la sconfitta col Milan, e quanto sarebbe importante una vittoria anche per trovare maggiore fiducia, anche se è tutta un'altra competizione? Io sono stato giocatore per tanti anni e vi assicuro, le sensazioni che provavo dopo la sconfitta era quella subito di rigiocare la partita, quindi è un qualcosa che ti stimola e che ti porta a dimostrare dopo una sconfitta che si può far meglio, che si può far meglio. In questa circostanza, come ho detto prima, giocheranno giocatori che finora sono stati utilizzati poco, e quindi c'è anche uno stimolo maggiore da parte loro e da parte mia nella curiosità di andare a vedere come reagiscono a questo impatto della partita. Comunque sono aspetti importanti, cioè, insomma, avere la possibilità di giocare subito è qualcosa di bello. È chiaro che poi va a modificare quello che è l'andamento di una settimana, no? Di non scandire bene quelle che sono le sedute di allenamento, questa è una complicanza e comunque bisogna tenerne conto, però è così e va bene così. Sta dicendo che giocheranno altri interpreti comunque, sì. Rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Però le chiedo, io ho visto un Empoli in crescita nel primo tempo contro il Milan, ma anche contro la Fiorentina, ha giocato bene l'Empoli. Empoli che ha difficoltà poi a durare per 90 minuti. Sì. Perché secondo me? Non è solo un perché, non ce n'è uno di perché, sono tanti aspetti che poi sommati fanno la differenza. Si può partire dall'aspetto fisico, si può partire dall'aspetto psicologico e si può partire dalla bravura degli avversari, perché queste tre componenti poi condizionano in maniera netta quello che è poi l'esito, il risultato finale. Non c'è solo un perché, non c'è solo un perché. Quindi più psicologico o più di condizione? No, sono legati l'uno all'altro. Aspetto di fisico, in quanto tu fai un primo tempo di quella portata, con quell'intensità, dove ti è venuto meno anche a livello numerico, a livello di finalizzazione, che comunque tre occasioni importanti si erano create. E il secondo tempo, dopo la pausa, ci sono gli aspetti psicologici da rientrare subito con la stessa forza, e sono entrati alla stessa maniera. Il problema è che il Milan poi ha iniziato ad alzare i ritmi, e noi su questo aspetto poi, condizionato da grande fatica fatta nel primo tempo, siamo venuti un pochino meno. Dopo il 2-1 chiaramente ha inciso anche l'aspetto psicologico, dove tu hai creato delle cose e quelle cose non si sono concretizzate, e quindi vai un pochino a perdere in autostima, e poi c'entra anche un po' di casualità, che noi si è preso due gol in un arco di tempo molto breve, due minuti. E riuscire a riprendere il tutto velocemente non è semplice. Senti Giovanni, la squadra ha giocato bene queste partite, però ha dimostrato, torno su quest'ultima, questa fragilità psicologica, che secondo me, aggiungo da spettatore, è l'aspetto più tra virgolette preoccupante, perché il gioco c'è, la tenuta fisica non è che uno per questo tempo abbia un crollo così. Su che cosa, secondo te, su che cosa dovrai lavorare di più? Se è vero che c'è questo aspetto, e come pensi di affrontarlo? E l'ho detto già prima, la risposta di prima, non è legata solo all'aspetto psicologico.
perché loro sono entrati alla stessa maniera. Se vai a guardare bene, l'impatto del secondo tempo è stato uguale a quello della prima parte di gara. È chiaro che poi tutto crolla al momento in cui tu pigli gol e neanche il tempo di realizzare che hai preso gol ne pigli subito un altro. È una questione di psicologica, è una questione di bravura anche degli avversari. Se le partite le chiudi in due minuti, noi ci è successo uguale a Pescara, si è fatto tre gol in un giro di 25 minuti e quando tu pigli mazzate di questa portata è difficile alzare la testa e riprendere. E purtroppo ci è successo domenica contro il Milan con una squadra forte, perché noi bisogna metterci dentro anche la capacità, anche la bravura e la forza dell'avversario. Ho sempre sostenuto che noi si può andare incontro a difficoltà sotto l'aspetto tecnico, fisico, sotto l'aspetto strutturale per quel che concerne l'avversario, che comunque non c'è partita. Tra le squadre che lottano per non retrocedere e le squadre che sono in medio-alta classifica c'è un gap troppo elevato e questo gap elevato tu lo puoi assottigliare muovendoti come blocco squadra e quando questo poi non avviene viene fuori la qualità individuale che queste squadre hanno e te magari no. Ecco, spiegato che si può andare alla ricerca dell'aspetto psicologico. Io vedo che la squadra, se era un aspetto psicologico, dopo il 4-0 subito dalla Fiorentina non faceva quel primo tempo, quindi di aspetti psicologici ce ne so pochi. Senti, di là Giovanni della Coppa Italia domani, poi come fare a sopperire questa cosa qui e lo fai attraverso, scusami Tommaso, lo fai attraverso l'allenamento, cercando di consolidare certezze nelle conoscenze e cercando di esaltare quelle cose che poi ti ci devi aggrappare nelle difficoltà. E noi ultimamente su questo aspetto qua siamo un pochino più delicati, un pochino meno convinti di fare di muoversi nella maniera giusta, perché quando lo si è fatto noi gol ne subiti veramente pochi. Ti volevo chiedere a proposito del fatto che quelle delle ultime quattro, proprio quello che dicevi prima, nelle ultime quattro avete affrontato Roma, Milan e Fiorentina e Pescara che avete vinto con il Parigi con la Roma. Ora c'è al di là del Cesena, poi c'è Sassuolo, Bologna, Cagliari, se non sbaglio, in casa Atalanta. Si può dire che da qui a Natale, qualcosa vi ha accennato mi sembra anche dopo la partita, da qui a Natale è forse un vero crocevia per la vostra stagione, considerando anche la classifica. Calendario purtroppo in questo senso non è stato d'aiuto, perché se vado a guardare il pareggio interno, la vittoria col Crotone e il pareggio di Torino il mercoledì, poi dopo si è affrontato Inter, Juventus e Lazio. Dopo la parentesi, il pareggio di Roma e dopo la vittoria roboante contro il Pescara, si è avuto Milan e Fiorentina e Milan, quindi magari se non lo so, col senno di poi ci può stare di tutto, però comunque questa difficoltà c'è stata, cioè questa continuità nell'andare alla ricerca dell'autostima e passando attraverso il risultato hai avuto una difficoltà nel confrontarti con squadre che comunque sono troppo più forti di te. E ora c'è queste partite, vanno affrontate una alla volta, non sono alla portata, perché guai sottovalutare l'aspetto di dire noi bene, se giocato contro il Milan e contro l'Inter, ma rimangono comunque squadre di Serie A e comunque squadre che hanno un certo valore, quindi pensare che noi si vada a vincere con Sassuolo, a vincere a Bologna, a vincere a Bergamo, noi bisogna lottare per non retrocedere, per lottare per non retrocedere bisogna essere un pochino più continui nelle performance, nelle prestazioni e cercare di pigliare tutto il buono che può essere preso, con le buone e con le cattive, anche passando da prestazioni meno belle. Poi ti chiedo una domanda sul Cesena, perché insomma sembrava... Strano, perché sta parlando del campionato, domani si gioca la Coppa Italia, per cui... infatti, cioè, sembrava quasi domani si vada a fare una partita. No, se no, altrimenti sabato, quando vengo a fare la conferenza, si parla della Coppa Italia. Se no, sembrava quasi si vada a fare una partita dell'altra settimana, invece non è così, affrontate una squadra che viene dall'altro con una bella vittoria, con allenatori giovani, si sta insomma che...
imponendo. Non so quali sono le difficoltà di questa partita e chi avversario. Le difficoltà ci sono nell'andare incontro a una squadra che gioca in Serie B, ma che dentro questa, anche se sta facendo un campionato al di sotto delle più rosee aspettative, però annovera giocatori di grande qualità e di grande dinamicità. Rodriguez, Djuric, Dalmonte, che è un giovane interessante, lo stesso Ciano, sono giocatori straordinari che questo gap tra le squadre di Serie B e noi che si sta lottando per Serie A non è così evidente, quindi guai a sottovalutare questo aspetto. Bisogna affrontare la partita come se fosse una partita di campionato, è una partita di campionato. Per quelli che gioca meno è un'opportunità per farmi vedere se effettivamente io ho ragione o sbaglio, quindi è una motivazione forte per loro e anche per me. Se faranno bene coloro che hanno giocato meno fino adesso, potrebbero metterti in difficoltà per la formazione contro il Sassuolo? Mi devono mettere in difficoltà, ma la difficoltà io li vedo settimana per settimana e finora nell'ultimo mese ho tracciato una strada perché ho scelto giocatori che sotto questo aspetto mi davano più garanzie. E siccome il campionato è impensabile e possono giocare sempre gli stessi, ho bisogno di risposte in questo senso, vedere se posso pescare qualcosa di differente. E siccome durante la settimana vedo che c'è questo, c'è una partita che poi ti mette sul banco queste verità, vediamo se ho ragione oppure no. Senti Giovanni, c'è da aspettarci anche un cambio di modo? No. La squadra ha conoscenze solo su questo, ho provato anche in corso d'opera a modificarlo e ho avuto risposte altamente negative. E quindi è giusto che insomma riproporre, visto che comunque si allenano sempre utilizzando questo sistema di gioco. Poi in corso d'opera, a seconda della tempistica, lo puoi modificare, ma non assolutamente partire con un sistema di gioco, altrimenti rischierei di fargli perdere certezze che in questo momento hanno acquisito, anche se in parte, però rischierei di perdere tutto, si rischia di far confusione. Quindi hanno invece la condizione di Meselli e anche di Vitello, e se riguardo insomma alla difesa, ma di più se Meselli non sta bene, con la vedo un po' così, Zambelli rientrava adesso, insomma se c'è un po' un rischio. Zambelli è l'unico che sta bene, hai notizie un po' particolari, strane. Zambelli è l'unico che sta bene. Rientrava adesso. È rientrato, ha giocato anche domenica. Giocato anche domenica, quindi Zambelli, Meselli è un problema muscolare, ora stanno valutando tramite le indagini del caso. E c'era Pucciarelli, lo stesso, anche lui nelle stesse condizioni di Veseli, devono valutare con ecografia, una risonanza, a vedere l'entità del problema. Non ho ancora notizie in questo senso, comunque sono fuori sicuramente domani. Teglio invece non è stato un po' di... Teglio è rientrato ieri, c'aveva un po' di problemi, nausea, insomma era un po', era un virus. Oggi ha ripreso, insomma, riprende. Grazie. Nella crescita comunque a tutto tondo dell'Empoli, okay, su più aspetti, le quali facevi riferimento prima, quali sono gli obiettivi principali che Martuscello si è posto, al di là dei risultati, cioè proprio a livello comunque di costruzione di un progetto di squadra, di un progetto di gioco? Tutto quello che si propone attraverso una serenità mentale, no? E in queste ultime due partite loro me l'hanno dimostrata, questa serenità mentale, e stranamente dentro poi ci hanno messo anche idee di costruzione, di sviluppo, e anche nella fase difensiva, nonostante si è preso 8 gol in due partite, ti parlo come aspetto tattico, ho visto la squadra che si muove bene. Poi dentro chiaramente ci si deve mettere l'errore individuale che fa parte del gioco, e quindi il castello ti viene un pochino meno, però l'idea è comunque di perseguire, di avere molta più continuità, portare un minutaggio maggiore nelle reazioni, un ordine maggiore nelle reazioni al di là dell'evento negativo che tu puoi subire. Che noi si perda 1-0, si perda 2-0, la squadra non deve perdere assolutamente identità, e questo è il lavoro che devo fare con più forza, e che ho la sensazione che noi quando
si sta sotto, si ha delle reazioni talmente veloci e veementi che vanno a creare dei movimenti scomposti dove gli avversari, avendo più qualità, ci sguazzano e creano i presupposti poi per vincere la partita anche a Maria Netto, come è successo sia con la Fiorentina e sia contro il Milan. Ecco, questo è l'aspetto in cui devo lavorare anche velocemente. Insomma, bisogna continuare a lavorare nella giusta maniera, perché comunque la squadra si muove bene, anche se poi il tutto viene risaltato meno perché tu perdi due partite con quattro gol al passivo. Però è altrettanto vero che dentro ci si vede comunque un lavoro, io ci vedo il lavoro, poi è chiaro, siamo tutti allenatori in questo senso, ognuno dice la sua, ognuno pensa la sua, e siccome sono io l'allenatore mi assumo le mie responsabilità, e fin quando la squadra fa quello che dico io problemi non ne ho. Io ho quest'idea è condivisa con la squadra prima di tutto, e poi è condivisa anche con la proprietà, per cui è il campionato che pone delle difficoltà, queste difficoltà vanno superate col lavoro di campo, non con le chiacchiere da bar che spesso sento. Giovanni, scusami, Micelizia e Cianturia? Sono ancora un pochino dietro, ancora un po' ora, domani no. Levan ha ripreso, come lo stesso Laurini, però sono ancora freschi, devono ancora passare qualche giorno prima di arrivare alla possibile scelta.